e cioè questo bel mattone gigante qua, ed è Il gioco dell'angelo di Carlos Ruiz Zafón. Come è uscito Carlos Ruiz Zafón. Allora, ero abbastanza restia al recensirvi questo libro, perché ho iniziato a leggerlo e mi sono resa conto che me ne sono persa un pezzo, ovvero questo è il secondo libro di quella che dovrebbe essere una trilogia che ha fatto Zafón, che riguarda il cimitero dei libri dimenticati, e io appunto ho iniziato dal secondo, e forse molto probabilmente anche per quello che alcuni pezzi ho fatto fatica a seguirli, alcune cose non mi sono state tanto chiare. Ho ancora dei dubbi che mi ronzano per la testa, forse perché avrei dovuto iniziare a leggere il primo, che è L'ombra del vento, e il terzo che mi sfugge, mi sfugge il nome. L'ho anche letto 3 secondi fa. L'ombra del vento, Il gioco dell'angelo. Vabbè, lo sapete che io sono svampita, quindi non mi ricordo. Ve lo scrivo qua sotto o vi metto la nuvoletta. Comunque, è una trilogia e parla del cimitero dei libri dimenticati, anche se in questo libro, cioè nel gioco dell'angelo, non si parla, cioè il cimitero dei libri dimenticati non è il punto centrale del libro, c'è soltanto un piccolo accenno a riguardo. Allora, cosa dire di questo libro? Di questo libro posso dire che quando l'ho preso in biblioteca avevo un po' di paura, perché sono la bellezza di quasi 700 pagine, cioè 676 pagine, però la mia voglia di leggere di nuovo qualcosa di Zafón era troppo forte e quindi ho deciso di portarmelo a casa lo stesso. Un'altra cosa sconvolgente è il fatto che, io adesso ve lo faccio vedere ma è tremendamente triste, la gente in biblioteca, quando prende i libri dalla biblioteca, non è molto fine. E io l'ho preso già in queste condizioni, non è che sono stata io, perché io non concerei mai un libro in questo modo, perché per me i libri sono sacri. Però vabbè, avrà anche i suoi annetti, penso. Adesso non lo so. Lo dico subito. Bah. Sì, comunque non si trattano i libri in questo modo. Sì, il primo è nel 2008, ma magari è stato cambiato. Sì, comunque non si trattano i libri in questo modo, sono stata molto dispiaciuta. Ho fatto anche fatica a leggerlo per quello, perché non riuscivo a tenerlo aperto. Allora, la trama di questo libro è estremamente complessa. Infatti non so neanche bene da che parte iniziare. Posso dirvi che il protagonista di questo libro si chiama David Martin, o David Martin, io mentre lo leggevo lo chiamavo Martin. David Martin, mi piaceva di più. Lo seguiremo per tutta la sua vita, nel senso che lui ci racconterà tutta quanta la storia della sua vita fino a quando era piccolo. E scopriamo che lui era un bambino che ha perso. Scopriremo che lui è un bambino che è stato abbandonato dalla mamma, e che vive con il papà, che però è un reduce di guerra. Lui è un bambino appassionato alla lettura e sogna di fare lo scrittore, finché un giorno praticamente gli uccidono il padre e lui praticamente viene adottato, tra virgolette, da una casa editrice che faceva il giornale, uno dei giornali di Barcellona, come tuttofare, come aiutante tuttofare, fin quando crescendo non gli vengono date delle opportunità per scrivere, e lui inizia a scrivere per questo giornale. Diventa un po' famoso e a un certo punto riceve una grossa proposta da un certo Andrea Scorelli, che dice di essere un editore francese e che gli offre un sacco di soldi per farsi scrivere un libro. Da qui parte tutta la trama intricata che è il libro, che è talmente complicata da spiegarvi che dovessi fare un video in cui vi racconto tutto il libro, a parte che fare un sacco di spoiler, ma ci metterei veramente, penso, 2 ore, dove vedremo lui arrovellarsi per capire chi è questo Andrea Scorelli, perché
scopre che non esiste nessuna casa editrice intestata a suo nome, cioè effettivamente non sa chi è questa persona per cui lui sta scrivendo, tra l'altro gli ha offerto un sacco di soldi, veramente un sacco di soldi per scrivere questo libro e non sa da dove vengono, e iniziano a succedere cose strane. Iniziano a sparire delle persone, iniziano ad essere, assistiamo a degli omicidi, e a un certo punto del libro, ti chiedi se, cioè lo scrittore tende a farti domandare se David Martin, se non è David Martin a perdere completamente il lume della ragione, e comincia a dubitare del fatto che questo Andrea Scorelli esista veramente, o che sia soltanto frutto della sua immaginazione, che sia stato veramente lui a commettere questi omicidi. Lui è una persona emblematica, nel senso che è quel classico personaggio enigmatico che tende a fare lo stronzo, ecco, l'insensibile. Solo per proteggersi dal mondo, cioè come se avesse una corazza di fuori, no? Tende a cercare di non affezionarsi troppo alle persone, e anche quando ci si affeziona tende a tenerle comunque abbastanza debita distanza, forse, cioè molto probabilmente così, a causa delle esperienze che ha vissuto da bambino, che vengono raccontate all'interno del libro, ma che in realtà è una persona con un gran cuore e una grande intelligenza, tra l'altro. È un personaggio di cui ti affezioni a livello proprio personale, tantissimo, perché comunque il libro è basato tutto sulla sua vita, quindi, ed è raccontato in prima persona, quindi ti medesimi molto nel personaggio. E secondo me la trama è avvincente. Molto, perché succede sempre qualcosa. Non è un libro in cui dove ti annoi, ci sono delle parti troppo descrittive o troppo lente, almeno io l'ho trovato così. È proprio un libro che ti prende dalla prima all'ultima pagina. Infatti pensavo di metterci più tempo a leggerlo, in verità me lo sono divorato perché mi è proprio piaciuto. Allora, lati negativi di questo libro sono che alcuni pezzi non sono stati molto chiari. Io ho ancora qualche dubbio dopo averlo finito, perché alcune mie domande che ho nella testa, alcuni dubbi che ho, non mi sono stati, cioè non sono stati risolti. Questo non so se sia perché non ho letto il primo libro o proprio perché l'autore ha voluto lasciare libera interpretazione a queste cose. Diciamo che però io sono una persona che non ama molto la libera interpretazione, io preferisco che gli scrittori mi dicano esattamente cosa gli frulla a loro per la testa, quindi questa cosa un pochettino mi ha infastidito. Il finale, non vi dico come finisce, però il finale mi ha un pochettino deluso. Un pochettino deluso solo perché non mi aspettavo questo finale, c'è cioè stato proprio un finale inaspettato. E si è risolto tutto un pochettino troppo facilmente, a detta mia, a parere mio, e quindi non è che non mi sia piaciuto il finale, ma mi aspettavo qualcosina di più da Zafò. Per il resto il libro secondo me è scritto in modo divino, perché Zafò ha un modo di scrivere che io l'ho già detto anche in altri video che ho fatto recensendolo, ha un modo di scrivere che veramente ti incanta, ti lascia questo senso di veramente ti incanta. La sua Barcellona è sempre la Barcellona gotica, lugubre, piena di misteri, buia, tetra, e piena di odori, di rumori e di cose magiche, mistiche. Quindi queste ambientazioni a me, anche in tutti gli altri suoi libri, piacciono veramente, mi sono piaciute e mi piacciono veramente tantissimo. Non riesco a dirvi più di tanto perché, vi ripeto, forse dovrei leggere, cioè forse leggerò L'ombra del vento e molto probabilmente mi si chiariranno alcune cose, però io l'ho trovato illuminante. Ci sono dei pezzi, infatti mi sono presa gli appuntini, delle pagine che sicuramente mi trascriverò alcuni pezzi, perché ci sono veramente delle, secondo me, delle perle di saggezza qui dentro, che non ho trovato in altri libri. Cioè generalmente io i libri li leggo, ma difficilmente trovo libri che al cui interno trovo veramente delle nozioni che mi fanno riflettere. Invece qua dentro
ne è veramente pieno. Ad esempio, ho trovato un bellissimo pezzo che dice che la teoria è la pratica degli impotenti. Cioè, è bellissimo, se ci pensate è assolutamente vero. È assolutamente vero. E questo è, vabbè, è solo una piccola frase di tutte quelle che mi sono man mano appuntata all'interno di questo libro. Di più non so veramente cosa dirvi. Secondo me è stato un libro meraviglioso. A chi sono piaciuti gli altri libri di Zaffon non possono non leggere questo, perché è veramente assolutamente meraviglioso. Cioè, poi i personaggi sono tutti personaggi che sono stupendi, i personaggi di questo libro. A partire dal protagonista, il personaggio che, se voi l'avete letto, il personaggio che più mi è piaciuto all'interno di questa storia è Isabella. Cioè, io sono diventata matta per quella ragazza, l'ho adorata profondamente all'interno di questo libro. È proprio un personaggio che a me è piaciuto tantissimo, veramente. È un personaggio buffo, questa è una ragazzina di 17 anni, è un personaggio buffo, al contempo di cuore, è proprio, non vi posso svelare di più perché sennò vi perdete tutto il gusto di leggerlo voi, però ditemi anche voi se l'avete letto, quali sono le vostre impressioni. A me Isabella è piaciuta tantissimo e no, non dico niente perché se no faccio spoiler, lasciami perdere. Zitta che, zitta. Quindi questo è quanto, lo so che come recensione è un pochettino, non lo so, un pochettino spoglia, un pochettino triste, non è che abbia detto chissà quali grandi cose, però io, cioè, ho una passione ormai spasmodica per Zafon, penso che leggerò qualsiasi cosa che lui pubblicherà anche in seguito, e quindi quando io amo tanto un libro, non riesco a recensirlo in altro modo se non continuando a dire che è bellissimo, che è bellissimo, che è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Vi ho anche detto che cos'è che non mi ha tanto convinto, in questo libro c'è alcuni buchi che mi sono rimasti, secondo me alcune falle, ecco, cose che non mi sono state spiegate, però quindi come storia è una bella storia, forse pecca appunto in queste cose, come metodo di scrittura è fantastico. E lui è magnifico, le sue ambientazioni sono sempre fantastiche, io non so cosa dirvi altro di più se non dirvi leggetevelo e magari iniziate a leggere prima L'ombra del vento. Cioè, se avete già letto L'ombra del vento allora potete leggere questo, se no iniziate dall'ombra del vento e poi leggetevi questo. Io L'ombra del vento non l'ho ancora letto, quindi non posso dirvi se sia bello o meno, ma ho letto recensioni cioè, esuberanti, esorbitanti sull'ombra del vento, cioè che lo elogiano tantissimo, quindi se vi piace Zafon sicuramente piacerà anche a me e anche a voi. E questo è tutto quello che avevo da dire. Vi posso dire che adesso sto leggendo un libro che è un mattone veramente pazzesco, non per il volume delle pagine, ma per la storia che il libro racconta. È veramente, penso, uno dei libri più terribili che io abbia mai letto, terribili nel senso non di brutti, terribili proprio nel senso del termine terribile come storia, e penso che lo finirò tra poco, non vedo l'ora di recensirvelo perché anche questo si collega molto bene a quello che dicevo prima riguardo i bambini sul libro di mia mamma. Quindi non vedo l'ora di recensirvelo, ve lo faccio vedere, ce l'ho qua. Il libro è Lunga è la notte di Anthony Flacco. Non vi dico niente perché poi vi farò la recensione, ma sono contenta. Questo è tutto, io vi mando un bacio e speriamo di vederci presto. Ah, una cosa, sono contentissima. Sono contentissima perché finalmente sono riuscita a mandare il video alla creatore della notte e quindi a breve nel loro canale vedrete spuntare anche la mia faccia con la mia rubrica. Dico finalmente perché ho avuto non sapevo più dove sbattere la testa per riuscire a mandargli il video perché non so per quale motivo la Jumbo Mail di Libro a me non funzionava, quindi ho dovuto mettermi lì a smanettare a cercare qualche altro metodo per riuscire a inviargli la mail contenente il mio video.
Però ce l'ho fatta, evviva! E quindi mi vedrete prossimamente nel loro canale. E io sono contentissima e colgo anche l'occasione per mandargli un bacio grande, 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 grande. E niente, basta, smetto di parlare. Un bacio a tutti quanti e alla prossima. Ciao!